Eh sì, perché quando ci si trova di fronte a un'emergenza sono obbligato dal Vangelo a fare il buon samaritano, visto che in qualche maniera ho la possibilità, abbiamo gli spazi, l'ambiente per poterlo fare. Mi parrebbe, se non lo facessi, di tradire un po' il Vangelo, ecco, per dirla in parole povere e semplici. Ha detto prima che addirittura ha ringraziato chi gli ha dato questa opportunità. Ma diciamo che noi cristiani abbiamo di mira anche un traguardo che non è solo terreno e che dobbiamo tesaurizzare, no? Come dice il Vangelo, anche per l'altra vita. E facendo qualche opera buona abbiamo la probabilità di venir perdonati in quest'anno della misericordia anche delle nostre fragilità e debolezze. Ai suoi parrocchiani, magari ai più diffidenti, cosa dice o cosa dirà? Credo che per quelli che sono diffidenti la cosa migliore sia il silenzio. Per quelli che vengono in chiesa dico che il Vangelo ha questo linguaggio. E domenica scorsa c'era una lettura dagli Atti degli Apostoli che diceva che i primi cristiani avevano creato una comunità dove nessuno era più indigente, perché a chi aveva di più dava e metteva a disposizione. Andate a leggere quel brano della prima lettura di domenica scorsa, e diceva, e nessuno, dice, era più bisognoso, perché chi aveva di più dava a chi dava di meno. Fernando, com'è la situazione qui? Lei alle 4 di stamattina si è alzato per accogliere queste ragazze principalmente. Beh, erano accompagnate, c'era qui anche qualcuno della Caritas che li ha accolti. Io sono venuto ad aprire le porte, sì, ad accoglierli. Però diciamo che sono quelli della Caritas che operano, perché io non avrei né il tempo né la capacità e possibilità di fornire anche tutto quello che è necessario per un cambio di biancheria, eccetera. Quindi... Ecco, l'esercito ha disposto una cinquantina di brande, lei potrà ospitare queste persone fino a sabato. Fino a sabato, perché diciamo purtroppo dopo questa sala è impegnata da persone che l'hanno prenotata e quindi non posso disattendere anche questi impegni che ho. Ecco, ma il suo è un gesto per tamponare ancora una volta l'emergenza, dopodiché come vede in questo caso l'ipotesi delle tendopoli, tutto quello che si è detto un po' ieri in prefettura? Beh, io l'ho già detto in prefettura che la tenda, soprattutto se piove, ci sono delle escursioni termiche tra il giorno e la notte, di giorno troppo caldo, troppo freddo, allora io mi sentirei in colpa avere una sala, questo palazzetto, e dire voi state fuori una tenda. Non sono campeggiatori, vengono dalla tribolazione e quindi se trovano un minimo di comfort io credo che sia doveroso da parte mia. Io non lo so cosa pensano i miei parrocchiani, so che tanti sono dalla mia parte, la maggior parte sono dalla mia parte. E io però chiaramente, se tutti non fossero dalla mia parte, l'ho già detto, io non mi sentirei di guidare questa comunità, di essere il responsabile di una comunità cristiana di nome, ma che di fatto poi chiude le porte. Tra le critiche che ha ricevuto in questi mesi, in questo periodo, insomma, lei non è da oggi e non è da ieri che si comporta in questo modo, tra le critiche che ha ricevuto c'è qualcuna che l'ha stupito in modo particolare? Ma direi di no, se non le chiacchiere da osteria, ma allora quelle io non vado, ecco, perché così quando si fa che eccetera, che li anneghino, che sì, sono frasi che non hanno senso. Però lei ha detto prima che qualcuno l'ha accusata di fare business, no, sui profughi, in realtà nell'ultima occasione ci ha perso 2.000 euro. No, ci ho perso, io ho guadagnato 2.000 euro, ma per il cielo. Sì, diciamo che io ho detto chiaramente che quei soldi che giustamente danno, li danno alla Caritas o alla Croce Rossa, che seguono questi ragazzi, che sono qui giorno e notte per seguirli, per aiutarli. Io do l'ospitalità, allora tutto quello che è ospitalità, riscaldamento, acqua calda, luce, eccetera, e anche colazione, quello che abbiamo lo diamo. E lo do volentieri e lo do gratis, perché è la mia, io faccio carità, non faccio business. E quindi è chiaro che dalla Caritas non voglio niente, l'ho già detto, neanche dalla Croce Rossa, l'ho detto pubblicamente. Anche quando voi prendete i soldi e mi dite, beh,
ti diamo le spese che hai avuto, dico di no, perché io la considero in una parrocchia questo un momento di carità, insomma. Ecco, Donaldo, ma...